Buonasera a tutti e ben ritrovati amici del Trading Club, anche questa sera in diretta con il nostro conto reale a commentare le principali notizie di mercato e oggi sicuramente ce ne sarà da commentare per via di quello che sta succedendo sui mercati. Prima di tutto questo vi ricordiamo che sono online come sempre le strategie che fanno riferimento alla sfida dei 1.000 euro e qui mi rivolgo soprattutto a chi si sta approcciando solamente adesso ai mercati finanziari e vuole iniziare ad imparare le varie operatività che noi portiamo avanti, come lo spread trading su commodities, le azioni oppure le opzioni. Qui mettiamo una strategia ben spiegata tutti i mesi, potete iniziare a testarla e a giocare insieme a noi sulla vostra piattaforma simulata. Come anticipato, è una giornata molto ricca, quella di oggi. Per chi già ci conosce, sa anche di che zone siamo, sa che la maggior parte di noi viene proprio dai paesi di quella che è la zona rossa in questo periodo del coronavirus, quindi il Basso Lodigiano e in particolare Codogno. Quindi, prima di tutto, è doveroso anche chiedere proprio a Matteo, che è qui con noi online, intanto che cosa sta succedendo, se le notizie che traspaiono, diciamo, dalla televisione sono veritiere e se c'è, ecco, un certo grado di allarme anche lì da voi, Matteo. Quindi mi faceva piacere sentire la tua voce. Ciao Andrea, buonasera, ben ritrovati a tutti. Come diceva Andrea, siamo in diretta da Codogno, quindi vi possiamo portare qualche informazione più precisa. Innanzitutto, stiamo bene? Questa è una piccola immagine di Codogno, tra l'altro è la via centrale dove abito anch'io. Ci tenevo a darvi qualche indicazione sulla cronaca generale, un attimo anche un punto di vista. Senza sostituirmi di certo ad un medico, senza dare notizie di carattere politico, ma semplicemente rapportare, raccontare un po' i fatti reali che stanno accadendo, un po' le tante storie reali che sto sentendo in questi giorni. Innanzitutto, penso che si sia fatto davvero tanto, tanto allarmismo, forse anche eccessivo, ma ne sentiremo meglio nei prossimi giorni. Innanzitutto, dal nostro ritorno a casa, venerdì dall'ufficio, eravamo a Piacenza. Fortuna che mi sono fermato a fare la spesa perché da sabato mattina ci siamo trovati praticamente tutti chiusi, tutte le attività commerciali, che fossero sì supermercati, ma anche, non lo so, uffici, bar, edicole, tabaccai, insomma, tutte le attività, tutto chiuso. Il paese è diventato un po' un paese fantasma, infatti, situazione sicuramente particolare. Situazione un po' surreale in certi momenti, perché appunto sabato sono uscito a fare una passeggiata e non c'era assolutamente niente in giro. Il fatto è che si poteva entrare e uscire liberamente da Codogno e da tutta la zona rossa, quella che diceva Andrea poco fa, che raggruppa 10 comuni del Basso Lodigiano. Tra l'altro, tanti furbi che si sono anche autodocumentati attraverso cellulari, foto, si sono fatti dei video all'interno di supermercati, centri di altri paesi, di altre province limitrofe, perché magari sono andati a fare la spesa e tutto quanto. Nonostante forse l'alto allarmismo, credo che un piccolo di autoresponsabilità e buonsenso civile ci debba essere. Infatti sono rimasto a casa e se dovrò rimanerci, come sembra, per altri 14 giorni, ci rimarrò. Non siamo chiusi in casa, possiamo uscire liberamente, si può andare in giro. Oggi tante attività hanno riaperto, ad esempio il negozio che lì vedete sulla destra, una panetteria, oggi era tranquillamente aperto come anche altri supermercati. La situazione è continuata ad essere in maniera piuttosto libera fino a domenica, cioè fino a ieri sera intorno alle 6, dove ci sono stati poi degli effettivi posti di blocco sulle vie principali. Siamo però in una provincia di campagna, quindi ci sono tantissime vie secondarie, quindi se uno vuole effettivamente uscire anche da questa zona lo potrebbe fare, però speriamo sempre che prevalga il buon senso. Dall'altra parte andiamo però a dare qualche numero effettivo, ripeto, non mi voglio sostituire
ad un medico, però quando c'è tanta incertezza, cattiva informazione, io credo che un po' come nel trading e negli investimenti, è sempre i numeri a darci le migliori soluzioni. Infatti, ricordiamoci che il tasso di mortalità per questo virus è davvero bassissimo. In Cina si parla di un 2-3%, quando la normale influenza è intorno allo 0,5%. Ma ricordiamoci che lì è anche più alto perché, a parte la zona di Wuhan, che è una zona, diciamo, tecnologica avanzata, tante altre aree sono con condizioni magari igienico-sanitarie piuttosto basse. Già in un paese come il nostro e diciamo in Occidente in generale, la percentuale scende tantissimo. Se poi questi numeri saliranno, lo dovremo vedere perché al momento non sta colpendo più di una normalissima influenza. La persona che è stata colpita a Codogno sembra che stia sempre meglio, la moglie incinta idem e come diceva anche un mio amico nei giorni scorsi, se alla moglie di questo ragazzo non gli fosse venuto in mente che lui aveva cenato con persone che tornavano dalla Cina, probabilmente in Italia non se n'era ancora accorto nessuno. Con questo non voglio dire che ha sbagliato, anzi, meglio che una cosa si sappia, è meglio che il virus venga circoscritto in meno zone, perché comunque è un virus nuovo, che in effetti diventa più pericoloso su persone di una certa età e che hanno già gravi, magari, situazioni respiratorie. Perché poi anche molte delle persone colpite stanno bene, hanno una leggera influenza e diventa qualcosa in più solo nel 10% dei casi. Quindi anche qua facciamo scendere un poco l'allarmismo. Io credo che nei prossimi tempi ci guarderemo in faccia e quello che più rimarrà non sarà un danno sanitario, ma un danno economico, non solo per Codogno, non solo per la provincia di Lodi, ma un po' per tutta Italia. È stato sospeso il carnevale a Venezia, sono state sospese tante altre manifestazioni e piano piano ci sarà un impatto economico su tutto il mondo e a breve lo vedremo perché non siamo qui semplicemente per portarvi una cronaca da Codogno o dalla zona, come viene definita, rossa, un po' il focolaio della coronavirus in Italia, ma semplicemente per vedere qual è questo effettivo poi impatto sulla nostra vita economica. Dico una cosa in più che secondo me non deve spaventare, ma anzi rassicurare. Anche perché le persone contagiate, io ve lo posso mettere per iscritto, sono in un numero molto ma molto superiore rispetto a quello che stanno dicendo adesso i giornali, i telegiornali e sicuramente molte più persone positive al test ci sono in questa zona perché i tamponi sono finiti quasi subito, l'hanno potuto fare solo chi era entrato in contatto con questa persona, era un suo compagno di squadra o era un suo familiare molto vicino, ma tante altre persone non l'hanno potuto fare. Ieri, ho sentito un mio compagno di calcetto che è risultato positivo al coronavirus e con lui anche diversi altri ragazzi, anche giovani, che conosco bene e con cui sono in contatto. Ecco, se ci fosse un problema probabilmente così grave, li avrebbero presi tutti, portati in ospedale, intubati, chi più ne ha più ne metta. Queste persone sono a casa con 37, 37 e mezzo di febbre, stanno prendendo una comunissima tachipirina e sono in isolamento per una 16 giorni. Vedremo un po' l'evolversi, ma non mi sembra una situazione assolutamente così grave o così preoccupante. Quindi vi porterò io e anche gli altri ragazzi che si trovano in questa situazione insieme a me, delle informazioni sempre più vere e sempre più reali. Ma questi nuovi contagiati sono stati entrati in contatto con sicuramente tante altre persone, gli altri miei compagni di calcetto. Io ho avuto la fortuna che non sto più andando a giocare con loro da prima di Natale per i tanti impegni lavorativi e quindi non dovrò sottopormi al test, nessun mio familiare e nessun altro. Però sicuramente i contagiati sono di più, ma non per questo ci sono persone che cadono per terra morte o altro. La situazione io la vedo assolutamente sotto controllo e quindi, ripeto, ognuno deve rispettare giustamente
normative che vengono date, ma si dovrebbe dire probabilmente a livello governativo che non si è capito molto la reale gravità di questo problema. È più facile ammetterlo piuttosto che provare a girarci intorno. Io credo che la salute venga prima di tutto e che è meglio esagerare per prevenire piuttosto che curare successivamente dopo. Ma c'è da capire subito se questa è, come penso io, qualcosa in più di una normale influenza in termini di magari contagi, ma assolutamente il rischio è che qui tutti ne trarremo un grosso svantaggio in termini economico. Infatti molti, e qua concludo, degli amici la stanno prendendo addirittura come una vacanza perché sono a casa 14 giorni pagati, non devono fare niente, stanno benissimo. Quindi, come dicevo da alcuni, qua si stapperanno più bottiglie in questo periodo che a Natale, probabilmente. Dall'altra parte, il mio pensiero e il mio abbraccio va per le tante attività che vedete anche in questa immagine, bar, ristoranti, che sono anche di tanti amici che soffriranno sicuramente molto di più, e per tutte le aziende che ne risentiranno. Speriamo che la cosa si risolva in tempi brevi, ma visto che ve lo dice uno che si trova nell'epicentro del focolaio italiano, rimanete assolutamente tranquilli, continuate a fare la vita che dovete fare, non correte nei supermercati a fare spesa o cose incredibili perché non c'è nessuna epidemia mortale in atto, ma una situazione penso comunemente influenzale come tante altre. Ripeto, non voglio né minimizzare la cosa né sostituirmi ad un medico, ma al momento vi parlo con i dati che vedo e con i fatti reali. Non aggiungo altro, ma Andrea, insieme a te, mi piacerebbe andare a vedere un po' con tutti i partecipanti un po' quali possono essere appunto gli impatti del coronavirus a livello mondiale. E prima di parlare con Andrea della volatilità, parleremo un po' del settore azionario, in particolar modo l'utilities, in contrapposizione col settore industriale, e per questo chiamo in causa il nostro Paolo. Eccoci, ciao Matteo, buonasera a tutti da Maleo, io invece da Maleo, quindi siamo nella stessa situazione Matteo, andiamo a parlare di mercato però che è l'argomento che questa sera interessa sicuramente un pochettino a tutti perché accennavamo alla volatilità e quando parliamo di volatilità significa che il mercato tendenzialmente va a fare il famoso retracciamento che ormai da diverso tempo ci stavamo aspettando. Quando quindi andiamo a parlare di volatilità, parliamo tendenzialmente di mercati in difficoltà e parliamo di alcuni settori che io, come sempre, vi porto perché amo avere queste protezioni, perché amo avere degli investimenti non direzionali, ma soprattutto perché amo diversificare il mio conto. In questo momento vedete il grafico dello Standard & Poor's, ETF del mercato americano che fa riferimento in questo caso con il ticker SPY e vedete il gap down d'apertura ad oggi del mercato americano. Al contrario, volevo proprio oggi portarvi una situazione, uno spread che tendenzialmente noi andiamo ad impostare che fa riferimento proprio al settore dell'utilities che viene indicato con XLU e al settore delle industrie o industriale che è XLI. Partiamo intanto da XLU. XLU, come dico spesso, lo dico sia nei laboratori sia nelle dirette passate, è un settore protettivo per il portafoglio, un settore infatti che di solito va in stagionalità con il periodo estivo, è un settore che va a comprendere quelli che sono le società che distribuiscono beni di prima necessità all'uso quotidiano delle persone, quindi energia, il gas, insomma, le cose che servono ad un essere umano per sopravvivere. Ora, io non vi sto in questo momento dicendo che quando il mercato scende, XLU spara a rialzo come lo fa la volatilità, ma vi sto dicendo che essendo un settore con beni di prima necessità, solitamente resta o più o meno bilanciato o pari, diciamo, movimenti poco volatili rispetto al mercato, oppure tendenzialmente se tende un po' a salire. Oggi,
abbiamo un'apertura con un leggero ribasso, ma è interessante vedere questo settore sempre in correlazione con XLI, che come dicevo invece fa riferimento al settore industriale. Se intanto con Matteo guardiamo il grafico, nell'ultimo periodo, lo dicevo anche nei vari webinar, il mercato ho visto che è stato trainato moltissimo dal settore industriale, che di solito proprio si prende sulle spalle un po' tutti e con quello tecnologico va a trascinare il mercato americano. E vedete la gran differenza: XLI apre con un gap down davvero prepotente, mentre XLU, che guardavamo prima, fa questa piccola candelina ribassista, ma assolutamente nulla di grave, nulla di spropositato. Qua è bello quindi in queste occasioni andare o a impostare degli spread che fanno riferimento solo ed esclusivamente al settore delle utilities, e noi ce l'abbiamo in attesa di esecuzione all'interno della nostra piattaforma tra Devon Energy e Enable Energy, che già qualche giorno fa stavamo guardando, oppure un possibile spread, e quello che ho segnalato anche a Matteo, lo possiamo vedere con lo screenshot del grafico che vi ho preparato, è proprio combinando long a 4 quote di XLU e short 3 quote invece di XLI. Come potete vedere, ecco l'uncino rialzista che si è creato proprio oggi, nella quale abbiamo avuto qualche punto rialzista, si parla di 5-6 punti a rialzo per quanto riguarda questo spread, uno spread che può potenzialmente salire ancora. Vedete che con l'RSI arriva anche a livelli più elevati di ipercomprato e incrocia proprio oggi con il MACD, che di solito viene da noi considerato il segnale rialzista che dà il timing per l'ingresso long all'interno dei nostri spread. Quindi questo è un po' lo spread che dovete, diciamo, tenere sott'occhio in queste situazioni. Poi vedremo la volatilità con Andrea, ma prima di concludere, altre due cose. Una, sotto la descrizione di questo video trovate il trading report, che come ogni settimana vi lasciamo con nuove strategie di tutti i nostri coach, quindi potete divertirvi come per la sfida anche con questo report, col vostro conto demo simulato, per apprendere un po' sia un'operatività che la piattaforma. E per finire, un altro ennesimo inesorabile profitto su First Solar e SolarEdge, perché sempre il nostro Nicolas si sta divertendo un po' con la posizione. Abbiamo già ottenuto vari profitti anche nelle scorse settimane. Facciamo vedere per correttezza e completezza il trade log di chiusura di oggi, nella quale abbiamo azzerato le quantità della nostra posizione. Abbiamo preso anche qua un rimbalzo, altri 122,22 dollari all'interno del nostro portafoglio, che incrementano ancora di più i profitti con le azioni, che fino ad ora davvero ci stanno dando delle grandissime soddisfazioni a livello di rientro, a livello di ritorni sull'investimento. Quindi, per quanto riguarda l'aggiornamento azionario è tutto, io lascio la parola ai miei colleghi. Ok, grazie mille Paolo. Tra l'altro vi ricordiamo sempre in descrizione che come ogni lunedì è uscito il trading report con le strategie di tutti i nostri coach nelle varie operatività. Quindi scaricatelo e contemplatelo che è un documento assolutamente preziosissimo. Venendo invece alla volatilità più nel dettaglio, volevo fare più che altro, diciamo, un aggiornamento e dal lato operativo preferivo lasciare la palla poi a Matteo. Intanto, come vediamo, la volatilità oggi ha fatto una bella sparata, ha fatto più del 30% forse. Tra l'altro, se la guardiamo negli ultimi 3 giorni, è passata da 14,5 a 25, quindi ha fatto quasi sì, più del 50% abbondante. Eccolo là, lo vediamo con questa linea, più del 60%. Noi avevamo impostato l'acquisto di una call con strike 15, scadenza maggio. E oggi, approfittando di questa sparata rialzo, abbiamo deciso di chiuderla e di prenderci un profitto. Quindi, per quanto riguarda il VIX, di un centinaio e rotti di dollari, diciamo, per quanto riguarda questa operazione. Ovviamente, per chi ha impostato questa operazione più sul non tanto sul lungo periodo, ma più che altro come copertura effettiva per strategie che
che vanno in scadenza maggio, continuate a tenerla. Continuate a tenerla perché il fatto che abbiamo ottenuto un profitto, in questo caso di 100 dollari, è dovuto semplicemente al fatto che manca ancora tantissimo tempo alla scadenza. Quindi qui vediamo veramente l'effetto tempo sul valore delle opzioni. Se questa sparata me l'avesse fatta a ridosso della scadenza, adesso saremmo in profitto di 700-800 dollari. Quindi questo è un po' l'effetto. Quindi, per quanto ci riguarda, visto che noi non abbiamo in questo momento operazioni impostate o comunque poche, non abbiamo bisogno di fare coperture, ci siamo andati a prendere questo profitto. Poi, sempre da un punto di vista, diciamo, informativo, abbiamo anche alzato, questo lo dico per chi ci segue nel Trading Club Opzioni, un po' i prezzi sulle entrate nelle operazioni che avevamo impostato su Starbucks. Perché quando abbiamo visto in pre-market, per l'appunto, un mercato che già faceva un meno 2,5, meno 3, allora abbiamo deciso di muoverci in questo senso, ma a questo punto lo approfondiremo poi domani nel laboratorio operativo in opzioni. E comunque, sempre per concludere, vedete, la volatilità ha fatto più del 30%, però guardiamo un attimino anche lo Standard & Poor's per capire su che livelli siamo. Eccoci qua, vedete. Sono livelli assolutamente non da panico e per quanto riguarda degli ingressi, adesso diventa interessante. Adesso le opzioni in vendita diventano assolutamente interessanti, quindi domani anche nel laboratorio operativo ci sarà parecchio da vedere perché ha fatto uno storno quasi di un 5%, inizia a essere sicuramente un valore, che ci può premiare per quanto riguarda le opzioni. Rimanendo nell'argomento VIX, ma per sfruttare, diciamo, le varie scadenze, io lascio, diciamo, l'intervento conclusivo al nostro Matteo. Grazie, grazie Andrea. In effetti qua si vede anche un po' come cambia la percezione del mondo e dei mercati rispetto anche a questo problema, non appena si è manifestato anche, diciamo, in Europa e soprattutto nel nostro paese. Fino ai giorni scorsi se ne era quasi infischiato, adesso ha sicuramente accelerato, ha un po' più riaperto gli occhi verso questo aspetto. Vedremo, sarà interessante nei prossimi giorni capire se effettivamente ci sarà una rapida ricopertura, diciamo, di questo gap down oppure anche una prosecuzione al ribasso. In ogni caso, come ha fatto vedere Andrea, basta essere sempre un po' tutelati sul mercato, avere posizioni contrapposte e lo vedremo sicuramente molto bene questo aspetto nell'Investors Club che sarà in onda tra poco, perché lì si vede proprio come gestire un portafoglio diciamo a 360 gradi nel lungo termine, dove sicuramente la parte azionaria avrà un poco più pesato, ma metalli preziosi come l'oro, l'argento, comunque beni rifugio possono fare la differenza. Rimanendo proprio nella caduta, diciamo, dei mercati, quindi della volatilità, noi abbiamo visto in passato delle strategie sulla VIX attraverso le opzioni, sia in acquisto che in vendita, ma questa possibilità è fattibile anche attraverso appunto i future e qua vediamo ad esempio uno spread costruito tra maggio e giugno. Sono andato a selezionare queste scadenze perché non sono proprio quelle prossime come marzo e aprile che danno una forza di volatilità, di espansione nel grafico molto più ampia, ma qua c'è sicuramente la possibilità di un maggiore controllo e di sfruttare piano piano questo rientro della volatilità, diciamo, verso il contango, visto che in questo momento, essendo indicativamente sullo zero, significa che il future di volatilità di maggio e giugno valgono uguale. Non interveniamo subito questa sera perché appunto potrebbe benissimo intensificarsi ancora la volatilità con la caduta dei mercati nei prossimi giorni, quindi cercare magari di approfittarsi di questo spread e di altre situazioni nei prossimi giorni ad un prezzo ancora più vantaggioso. Comunque ancora di più in questi giorni, quando pensavo un po' a che cosa potevamo fare con la nostra attività durante la settimana e nei giorni successivi, mi sono sentito davvero fortunato perché è vero che dicevo anche in maniera un po' scherzosa che prima alcuni sono pronti a festeggiare, qualcun altro in più a leccarsi le ferite
per tutta questa situazione, la bellezza del nostro mestiere, quello del trader, ma in parte anche l'attività che svolgo con voi. Adesso mi trovo a casa, la posso portare avanti, anche se mi chiudono qua all'interno di Codogno per un anno, per assurdo, potrei andare avanti, avere il mio stipendio, la mia attività senza problemi. Ora so che non stiamo cercando tutti insieme di ottenere un'altra rendita, un altro stipendio dal mercato per far fronte a queste situazioni, ma nella vita non si sa mai, i lavori durano molto meno rispetto a prima, c'è tutto più una maggiore velocità e quindi avere una scialuppa di salvataggio, una soluzione B per la nostra vita, la nostra famiglia, il nostro lavoro, io la credo sempre molto molto importante. Quindi mi sono sentito, diciamo, doppiamente fortunato, nonostante una situazione un po' sfortunata in cui ci troviamo. Detto questo, un po' come le chiusure di Paolo Andrea, mi allungo anch'io a questa lista perché è rientrato un po' lo spread sul cotone, non si vede così bene in questa immagine, ma sicuramente meglio all'interno del singolo grafico del cotone, dove un po' come i mercati ha avuto una discesa piuttosto intensa, piuttosto importante. Mi sono dunque trovato quasi costretto a chiudere la posizione appunto sul cotone che avevamo aperto solo qualche tempo fa. Abbiamo comunque fatto un profitto di 28 dollari, sempre meglio che niente, come si dice da queste parti, ma diciamo che trasformare una posizione in profitto in perdita non mi piace mai, soprattutto da un punto di vista psicologico, quindi abbiamo preferito un piccolo profitto con la possibilità magari di intervenire nuovamente nei prossimi giorni. Ma questo e altri aggiornamenti più precisi li vedremo sicuramente nel laboratorio di mercoledì. Infatti, al momento tutte le nostre attività sono confermate, le trading room alle 20:45, i vari laboratori operativi. Se a volte magari c'è qualche piccolo rallentamento, qualche piccolo disguido, so già che ce lo perdonerete. Mentre attualmente non c'è nessuno nel nostro ufficio, quindi se chiamate non vi può rispondere nessuno, di tanto in tanto quando riusciamo con il trasferimento di chiamata, quindi vi chiedo la cortesia magari di mandarci prima una mail, domani troverete un po' tutti i messaggi. Purtroppo siamo rimasti spiazzati dal fatto che anche i nostri colleghi di Piacenza sono dovuti rimanere a casa, anche perché molte attività come le scuole sono rimaste chiuse. Ma tutto poi tornerà alla normalità, ma comunque le nostre attività proseguono. Per gli eventi dal vivo ci prendiamo ancora qualche giorno per darvi un responso più chiaro e più definitivo su come ci comporteremo, anche perché non dipende solo da noi, ma dalle disposizioni che vogliamo rispettare, che ci arrivano dai vari comuni, province, regioni e governo. Detto questo, andando verso la conclusione di questo webinar, chiaramente non solo il cotone, ma un po' tutte le materie prime ne hanno risentito. Infatti, vediamo l'ultima candela dell'ETF DBC, che è un ETF che raggruppa un po' tutte le commodities, come dico sempre, un po' con prevalenza petrolio ed energetici. Al di là di questo, si vede un po' la debolezza generale, soprattutto trascinata dal petrolio, ma anche la debolezza odierna. Infatti, nelle varie posizioni spread, tutte quelle che hanno una posizione prevalentemente short ne stanno beneficiando e fortunatamente erano le superiori. Il cacao ha aumentato i nostri guadagni, un po' anche il grano, e ottima la chiusura che abbiamo fatto la scorsa settimana sulla farina di soia, prima che rientrassero e anche notevolmente i prezzi. Faremo comunque degli aggiornamenti migliori sulle materie prime, come dicevo, nei vari laboratori e non solo. Faremo anche dei nuovi aggiornamenti per questa situazione, quindi se avete qualcosa di particolare da chiederci, perché magari siete preoccupati, giustamente magari per i vostri familiari che possono avere qualche anno in più o comunque qualche complicazione in più, con tutta l'umiltà che possiamo avere nel darvi una risposta, non essendo medici, con molto piacere vi racconteremo questa esperienza. Come
Continueremo a raccontarvi un po' le storie reali che provengono da qui, delle diverse persone colpite e un po' di come procederà tutto quanto. Ma voglio ripetere a tutti di rimanere assolutamente tranquilli, perché se siamo noi i primi, che siamo nell'area con più contagiati d'Europa, a rimanere tranquilli, penso che lo debba rimanere al momento tutta Italia. Vi voglio ringraziare per essere stati con noi anche in questa serata. Mando a tutti un abbraccio, tanto a distanza non ci sono problemi, ma a parte gli scherzi, ci sentiamo come sempre domani in tutti gli altri episodi. Ma fra poco, vi ricordo, in onda Investors Club con il nostro Andrea e Mario Padovani. Sessione sicuramente interessante per vedere come un portafoglio di investimento può reggere molto bene l'urto anche di situazioni imprevisti, non cigni neri, ma sicuramente situazioni poco preventivabili dai dati economici. Grazie ancora, ci sentiamo presto. Ciao a tutti.